Sono stati rimossi fra il 6 e l'8 agosto i due ponti in ferro per l'attraversamento di Viale Kennedy a Fuorigrotta nel tratto che costeggia l'Edenlandia. Le due sontuose strutture erano state innalzate durante i lavori per i mondiali di Italia 90. Utilizzate quasi per niente, finirono rapidamente nel degrado e nell'abbandono. Italia 90 è stata anche una grande occasione di sport mondiale svolto in Italia, ma purtroppo molti cittadini ricorderanno che fu anche l'occasione per grandi sprechi e grandi opere inutili, così come lo furono le famose Colombiadi del 1992, contro le quali peraltro, contro il ministro Prandini, ho personalmente fatto denunce e battaglie che poi sono risultate tutte tragicamente vere. Costosissime e inutili piccole o grandi opere, penso al ponte sullo stretto che ancora questo governo insiste a non cancellare, mentre noi abbiamo bisogno di fare manutenzione delle strade o progetti di qualità urbana come sul lungomare liberato. Il recupero del ferro come materiale da riciclo va a coprire una parte dei costi di demolizione. Ai lavori di abbattimento, completati nell'arco di due notti, fa seguito il ripristino del marciapiede e il reintegro della pista ciclabile. Un servizio sicuro per chi vuole muoversi in bicicletta, che in queste settimane, in questi mesi, anche a Napoli ha avuto un boom che in altre città ha avuto molti anni fa.